Eccoci qua. Allora, credo che siamo in diretta. Allora, buonasera a tutte e a tutti i colleghi e colleghe, nonché simpatizzanti, naturalmente, che ci seguono questa sera in diretta sui nostri canali social e anche quelli che naturalmente poi ci recupereranno e seguiranno poi in differita. Riapriamo questo spazio, diciamo, di webinar. Insieme a Fabio Monguzzi, per, come dire, continuare questo ciclo di incontri che, come dire, avevamo aperto lo scorso anno parlando sui temi, diciamo, sull'incontro fra, come dire, la riflessione della psicologia e della psicanalisi con i temi della contemporaneità. L'anno scorso abbiamo parlato di crisi climatica, abbiamo parlato di politica, di guerra. Quest'anno, come dire, il ciclo che Fabio ha, come dire, strutturato è stato chiamato Politiche della mente, un contributo al discorso pubblico. E questa sera parliamo della democrazia degli affetti, forme dell'adultità e pacifismo generazionale. Allora, ancora una volta io prima di lasciare la parola a Fabio, come dire, ve lo presento brevemente e poi dopo, come dire, riapriamo questo spazio di riflessione insieme. Naturalmente vi stimolo anche a commentare e a lasciare, diciamo, anche le vostre domande nelle varie chat. Se avete piacere, insomma, di condividerle con noi poi durante la diretta e anche successivamente. Allora, brevemente, Fabio Monguzzi è psicologo, è psicoterapeuta, ha indirizzo psicoanalitico e insomma, svolge la sua pratica clinica e di formazione a Milano. È membro della IARP, che è l'Associazione Internazionale per la Psicanalisi Relazionale, la psicoterapia psicanalitica. Vabbè, l'ho tradotta male comunque, la psicanalisi Grazie. relazionale, fa parte anche della Tavistock Relationship Association of Psychotherapists and Counselors e fa parte anche dell'Associazione Internazionale per la Psicanalisi di Coppia e della Coppia e della Famiglia. Fatto un po' in inglese e un po' in italiano. E naturalmente è autore di vari contributi. Alcuni di questi li abbiamo anche, come dire, discussi qui diciamo, su questi canali. In particolare, se ricordate che chi segue la nostra rubrica La stanza dei libri, abbiamo parlato di Sintomi della normalità, edito da Mimesis nel 2021. Bene, allora io sono molto contenta ancora una volta di, come dire, di ri rintrodurvi in questo spazio di riflessione. Proprio perché, come dire, trovo almeno insomma che questi momenti in cui vediamo davvero dal vivo, no, la potenzialità della riflessione sulla contemporaneità attraverso la lente della psicologia, della psicanalisi, la vediamo davvero in azione e ne vediamo anche, come dire, la profondità e le potenzialità. Quindi, insomma, ringrazio Fabio ancora una volta per darci la possibilità di aprire questo spazio e poi, insomma, ti lascio la parola. Grazie Ilaria, grazie a tutti coloro che sono presenti questa sera e anche a coloro che rivedranno registrato questo incontro. Bene, questo è appunto il terzo incontro dal titolo appunto Politiche della mente e questa sera vi proporrò alcuni spunti di riflessione in merito sempre al tema della democrazia, che è il tema che è il filo conduttore di questi tre incontri e in particolare parlerò dell'aspetto dei principi democratici per come si declinano in uno spazio particolare, che è lo spazio familiare, che è uno spazio affettivo, ma è anche uno spazio di apprendimento. Darò alcune suggestioni, alcuni spunti, insomma, con l'auspicio poi di poterli discutere insieme con domande, osservazioni, commenti, contributi, eccetera. Per fare ciò farò brevemente riferimento al lavoro di Franco Fornari sui codici affettivi. Dico brevemente perché chiaramente uno psicanalista come Franco Fornari ha
ha portato un contributo enorme che chiaramente non potrà né essere trattato in questo spazio, né essere trattato, diciamo così, in maniera approfondita, però mi sembrava un buono spunto per poter ragionare sul tema di come la democrazia trovi anche una sua espressione o meno all'interno delle famiglie attuali. Quindi Franco Fornari è uno psicanalista milanese, anche se di origine veneta, propone concetti e modelli di lettura innovativi, siamo intorno agli anni 70, modelli di interpretazione non solo della mente, questo è l'aspetto interessante, ma anche della realtà esterna, misurandosi quindi con situazioni ed eventi storici. Quindi potremmo dire che è uno di quelli psicanalisti che ha portato fuori la psicanalisi dalla stanza di cura, l'ha portata nelle istituzioni, nella società, nella politica, promuovendo, diciamo, la funzione etico-politica della psicoanalisi, che è un aspetto molto interessante e un aspetto affascinante. Con il concetto di democrazia degli affetti evidenzia la necessità per una cultura della pace, per una cultura della democrazia, che siano presenti armonicamente e in maniera integrata tutte le culture affettive. Cosa vuol dire le culture affettive? Nel suo pensiero ha immaginato, no, che ci fossero dei codici viventi, dei codici affettivi, intendendoli come sistemi di valori o degli ideali di riferimento che inconsciamente guidano gli individui, ma non solo gli individui, anche gli aggregati umani, quindi anche le famiglie, le istituzioni, che definisce in maniera, lo riassumo in maniera molto breve, come codice materno, codice paterno, codice femminile e maschile, del bambino e fraterno. Come appunto sono resi presenti e come lavorano questi codici in armonia o con una prevalenza di un codice rispetto ad un altro sottorappresentato, può essere un modo per interpretare un elemento prevalente. Certo, in che lingua vuoi che traduca? Scusate che qui... Va bene. Ok, allora, il codice affettivo. Molto schematicamente, il codice materno è caratterizzato dalla valorizzazione di comportamenti e atteggiamenti orientati al principio di appartenenza e di risposta ai bisogni. Il codice paterno si fonda sul privilegiamento, scrive Fornari, questo è un verbatim, del principio di realtà e di prestazione, che si traduce, per quanto concerne le decisioni relative all'allevamento del bambino, nel valorizzare l'espansione delle capacità e dell'autonomia, in modo da favorire una separazione del figlio dalla madre prima e dalla famiglia poi, per poterlo introdurre nella società. Quindi diciamo che sono due profili abbastanza tradizionali per come lui li aveva intesi. E mentre il codice materno privilegia il legame eterno tra la madre e il bambino, tra la madre e il figlio, come fonte di ogni sicurezza, il codice paterno prescrive la separazione del figlio dalla madre e la sua crescita in nome della genitalità. Quindi in maniera molto schematica, però per darvi un po' un'idea e per condividere degli strumenti per poter poi ragionare intorno al funzionamento delle famiglie più attuali. Il codice fraterno è un codice caratterizzato da valori di pariteticità che si possono manifestare attraverso dei, diciamo, comportamenti, atteggiamenti, attitudini, sia di collaborazione che di competizione. Ecco, nell'epoca attuale, come sappiamo già da tempo, perché ci sono stati tanti contributi in questa direzione, le analisi più accreditate evidenziano come il ruolo paterno appaia in crisi e questo, diciamo, questa constatazione, questa interpretazione si incontra con le analisi sociologiche che propongono la figura di un padre pallido, di un padre maternalizzato, no? E anche di una società che si incammina ad essere una società senza padri.
Allora, qui potremmo fare già un primo ponte. Cosa vuol dire una società senza padri? Chi ha seguito gli incontri precedenti ha visto che abbiamo proprio parlato di crisi delle grandi narrazioni, abbiamo parlato dell'assenza di una funzione orientante, di una funzione di guida, e quindi in un certo senso questo tema noi l'abbiamo già incontrato. Ora vediamo come si iscrive all'interno delle relazioni familiari. Qui la crisi, cosa intendo una società senza padre? La crisi delle istituzioni, nella loro funzione paterna, nella loro capacità comunque di poter dare un orientamento, di poter fornire anche delle sicurezze e anche delle forme di contenimento. Fornari è uno psicanalista, questo può essere interessante dirlo, che al pari di altri, come dicevo, si è occupato della contemporaneità, degli eventi, delle situazioni, è stato editorialista del Corriere della Sera, al pari di altre figure, tra le quali mi piace ricordare Elvio Facchinelli, Racamier in Francia, ma anche Basaglia, e naturalmente anche Recalcati. Quindi, questi colleghi incarnano l'idea dell'intellettuale. Chi è l'intellettuale? Ecco, io qui mi rifarei alla definizione di Sabino Cassese, che ci spiega che l'intellettuale non è necessariamente il letterato, ma facendo riferimento, diciamo, al pensiero di Gramsci, dice che tutti gli uomini possono essere potenzialmente degli intellettuali. Perché? Perché portano un sapere specialistico in forme accessibili a tutti quanti, quindi anche con una certa capacità di uscire da un linguaggio tecnico e di poter raggiungere anche la popolazione, che è sempre una un'ottima qualità per chi si occupa di queste cose, no? Quindi quale compito hanno? Hanno il compito di funzionare un po' come coscienza critica, di offrire una riflessione consapevole sull'andamento delle cose, sull'andamento sociale, sull'andamento culturale. Hanno il compito di far pensare, di interpretare, ma anche quello di fornire una prospettiva, insomma, spiegare quel che sta sul fondo, permettere di capire in quale direzione il mondo si sta muovendo. Questo credo che sia la migliore e la più realistica definizione di intellettuale. Ecco, e venendo invece al tema della nostra disciplina, in particolare io penso che il contributo, il compito della psicologia e della psicanalisi sia proprio quello di mettere in evidenza come funziona il processo inconscio con il quale una società pensa le condizioni dentro le quali si muove. Quindi come funziona il processo inconscio, questo credo che sia peculiare della nostra disciplina, riguardo a come la società si muove, come pensa, no? Come pensa anche le condizioni che genera e che determina per tutti noi. Quindi la logica inconscia, potremmo dire, delle rappresentazioni collettive. Cosa sta dietro alle mentalità? Cosa sta dietro alle pratiche? No? In altre parole, come dice un altro collega lacaniano, Melman, dice l'economia psichica collettiva. Questo è un tema che abbiamo già visto anche negli incontri precedenti, no? Per cercare di capire anche, e anche con, diciamo, collocarci all'interno di questo discorso che stiamo facendo questa sera. Dunque, allora veniamo alla famiglia. Le rappresentazioni di ciò che significa essere adulti sono profondamente mutati rispetto ai decenni che ci hanno preceduto. Come vedete il titolo di questa slide, chi vuole diventare adulto? Questo per dire che l'adultità che intendiamo dal punto di vista psicologico, dal punto di vista psicoanalitico, come uno stato dinamico della mente, una condizione che non sostituisce e non soppianta l'infanzia, l'adolescenza, no? Sono stati evolutivi sempre potenzialmente attivi. Sono copresenti nel funzionamento mentale, perché in qualche modo il funzionamento mentale contiene quello di tutti noi, livelli evolutivi diversi, no? E l'adultità semmai sintetizza, integra, organizza anche quei livelli evolutivi. E infatti i modelli della mente più accreditati,
suggeriscono che abbiamo dentro di noi diversi stati di coscienza che sono mutevoli, ma sono anche in dialogo continuo tra loro e richiedono la capacità che Philip Bromberg definisce lo stare negli spazi, standing in the space, la capacità di poter coordinare anche elementi che non sono necessariamente sempre associati, ma hanno un certo grado di dissociazione, una dissociazione fisiologica, insomma, tollerare realtà psichiche differenti. Questo è un po' il profilo, diciamo, dell'adultità per come viene intesa e per come viene intesa attualmente. Quindi, quando noi parliamo di adultità, quindi parliamo del compimento dei processi evolutivi che dovrebbero portare a una serie di raggiungimenti, una serie di obiettivi. Qui ne vedete alcuni, la prima delle quali certamente è quello di costituire una propria identità e quindi, diciamo, di soggettivarsi, fare sì che l'individuo diventi soggetto. Cosa vuol dire l'individuo diventi soggetto? Che si distingua, si differenzi, che in qualche modo riesca ad avere un profilo proprio, un senso del sé chiaro. Un altro elemento legato più generalmente all'adultità è il superamento dell'onnipotenza infantile, cioè la capacità di poter avere un senso del limite che in qualche modo aiuta a pensare. Un altro elemento abbastanza importante è la capacità di elaborare conflitti anziché agirli. No? Noi sappiamo che, per esempio, durante l'adolescenza c'è una diminuita capacità, c'è una minor capacità di attraversare i conflitti. I conflitti interni diventano facilmente dei conflitti esterni. Mai come nell'adolescenza il rapporto tra interno ed esterno, la barriera che separa l'interno con l'esterno è molto labile. Ma diventare adulto anche avere un'indipendenza di giudizio, quindi la capacità di poter pensare, di poter elaborare delle teorie proprie, delle interpretazioni proprie, all'interno delle quali poter riconoscersi e quindi anche avere un senso di responsabilità, un senso di responsabilità delle proprie azioni e delle ricadute delle proprie azioni. E in buona sostanza potremmo dire essere anche in grado di avere un buon esame di realtà. Cosa vuol dire avere un buon esame di realtà? Vuol dire, riuscire a poter integrare quello che succede fuori e non confonderlo con quello che succede dentro, nei termini di aspettative, previsioni, che si muovono più su degli aspetti desiderati, su degli ideali, che non su quello che la realtà suggerisce. Questi sono solo alcuni elementi che ho voluto ricordare. No? Quindi potremmo dire che l'essere adulto è anche la capacità di astrazione di sé, cioè la capacità di porsi come un attore indipendente nei rapporti con gli altri. Quindi capacità di porsi come un attore indipendente nei rapporti con gli altri. E si tratta, questo è un punto importante, non solo di recepire il principio, cioè sapere che un adulto deve fare così. Non basta questo, no? Bisogna in un certo senso mettere in atto, praticare anche questo genere di impostazione. Questo lo dico perché spesso nei pazienti noi vediamo, no, che abbiamo pazienti che spesso sanno tutto, sanno tanto, sanno anche più di quello che sarebbe necessario, però poi non riescono a cambiare. Questo è un elemento, che fa vedere, no, come ci sia uno sviluppo emotivo al quale non corrisponde necessariamente uno sviluppo emotivo. Però il profilo degli adulti contemporanei non appare in linea con questi aspetti. Sempre di più la dimensione degli adulti appare come arenata in una dimensione che può essere assimilata più tipicamente al periodo adolescenziale.
noi sappiamo che la società attuale vive prevalentemente di rapporti orizzontali. È, potremmo dire, una società di fratelli. Ciao bro. Dove nessuno sembra in grado di diventare veramente adulto. Tant'è che da più parti viene definita una società adultescente. Ecco, io ricordo che il termine adultescenza è stato coniato dallo psicoterapeuta e prete cattolico francese Tony Anatrella, una figura anche piuttosto discussa. Però questo termine è stato anche molto ripreso, diciamo, da diversi autori. Uno di questi è Massimo Ammanniti, che nel volume La famiglia adolescente porta l'esempio dello zainetto, che vedete qui sulla sinistra, che è adottato massivamente sia dai ragazzi e dalle ragazze quanto dagli adulti. E appunto è l'elemento simbolico che lui evidenzia come caratteristico dell'indistinzione generazionale, no? Dove i rapporti tra le generazioni si sono molti appiattiti appunto su un livello più paritario. Ecco, qui vedete, no? Gianluca Vacchi e altre, diciamo, piccole immagini che fanno vedere, no? Come poi ci sia una pericolosa convergenza tra le generazioni. Alcuni elementi che caratterizzano l'adultità immatura, direi, se così possiamo dire, sono aspetti di incompiutezza, per esempio la ricerca di un senso del sé identitario che è caratteristico della fase, diciamo, della fase specie specifica dell'adolescente, è qualcosa che caratterizza anche trasversalmente in vario modo anche gli adulti di questa generazione. Quindi, la ricerca di un senso di sé identitario avviene unitamente alla necessità di un supporto e di un rispecchiamento narcisistico, e questo è un elemento anche molto, molto importante, perché vedremo che proprio un tema importante, ne abbiamo anche già parlato, è una trasversale fragilità narcisistica che attraversa la società nel suo insieme, però chiaramente anche tutta la popolazione. Un altro aspetto che è un po' caratteristico dell'adultità di questa epoca è anche una certa difficoltà con i limiti e quindi una certa aspetto di onnipotenza, no? Dove tutto appare infinito, tutto appare possibile, no? E questo è un altro tema che, come vedremo, caratterizza anche una certa forma mentis, un certo modo di pensare anche degli adulti, non solo degli adolescenti. E terzo punto importante di connessione tra adolescenza e adultità riguarda la tensione appartenenza-separatezza. Anche qui noi vediamo che ci sono adulti che hanno anche una certa difficoltà nell'affrancarsi nei processi di separazione, quindi a costruire una propria separatezza e a separarsi dai legami, non solo dei legami dai quali provengono, quindi quelli con i propri genitori, ma anche quelli con la propria prole. Questo è un altro punto, diciamo così, importante. Se volete una splendida, credo, rappresentazione delle tensioni evolutive dell'adolescenza, la troviamo nel film di Steven Chbosky, Noi siamo infinito. La vicenda di un ragazzo inibito che fa tappezzeria, infatti il libro dal quale è tratto il film, il cui autore è il regista stesso, è Ragazzo di parete, mette bene in evidenza le difficoltà dei processi di compimento del sé. E il protagonista ha una relazione con una coppia di amici che sono fratello e sorella, mediante i quali compirà una serie di esperienze che rappresentano un tratto significativo del suo percorso evolutivo, no? Che potremmo dire appunto un percorso di soggettivizzazione, che è proprio quello che avviene, insomma, che è auspicabile che avvenga in questa epoca. Quindi, tratti adolescenziali che appartengono in maniera significativa anche agli adulti di oggi.
Pensiamo, per esempio, sul piano genitoriale, come per molti genitori fronteggiare le obiezioni, le critiche dei figli risulti piuttosto complicato a causa appunto della grosse necessità, importanti necessità, bisogni di approvazione e di conferma, e questi bisogni in qualche modo minano la possibilità di poter assumere delle funzioni normative, ma anche di proporsi come dei modelli stabili di riferimento e di confronto. Ecco, questo è un aspetto di vulnerabilità piuttosto evidente a proposito di fragilità narcisistica. Ma anche i processi separativi ne risentono, perché per molti adulti, per molti genitori, non risultare più interessanti per i figli è una condizione intollerabile che provoca delle sofferenze intense, che a volte scatenano delle rincorse, degli assecondamenti, a volte delle vere e proprie, veri e propri atteggiamenti di seduzione nei confronti dei figli, quando sull'altro versante non indignazioni o offese sul piano personale. Insomma, potremmo dirla così. Da più parti è segnalata la scomparsa dell'età adulta, sostituita dall'ideale di massa di essere il meno adulti possibile. Questo è un po' una prima constatazione, una prima così, osservazione che volevo condividere con voi. Se guardiamo per un attimo i modelli familiari, vediamo che sono i capi. La configurazione delle famiglie contemporanee è molto trasformata rispetto ai modelli più tradizionali, sia sul piano strutturale che su quello organizzativo, ma anche sul piano affettivo. Un punto importante riguarda la continuità storica, in particolare la trasmissione, la catena di trasmissione tra le generazioni. C'è una frammentarietà della trasmissione genitoriale, della trasmissione generazionale di codici etici, culturali e affettivi. Possiamo facilmente immaginare come una volta con più si andava in là nella vita, con più si costruivano delle esperienze che potevano essere utili e tramandate alle generazioni successive. Il mondo per come funziona adesso è quasi invertito, perché le più giovani generazioni fanno delle esperienze inedite che per le generazioni precedenti non erano disponibili, per cui l'aspetto di saggezza, l'aspetto di esperienza che prima rappresentava un valore e quindi qualche cosa che poteva essere trasferito alle generazioni successive, in un mondo cangiante, in un mondo in continua trasformazione, in continuo aggiornamento, con fenomeni che prima non esistevano, lavori che non esistevano e che diventano nuovi, con trasformazioni di questo genere, in un certo senso anche la continuità temporale si è molto trasformata, al punto quasi invertito, no? Dove sono le giovani generazioni che insegnano alle generazioni precedenti. Quindi le gerarchie tradizionali sono dunque molto più fragili, così come, dicevamo, si sono assottigliate le barriere generazionali. Quindi potremmo dire che abbiamo delle relazioni che si svolgono più su un versante orizzontale, e poi vedremo poi in che sull'asse dell'orizzontalità, che sull'asse della verticalità, cioè quella delle generazioni. Però quella delle generazioni, l'asse generazionale è anche l'asse che introduce le distinzioni, i limiti, e in un certo senso invece c'è un aspetto di responsabilità diffusa all'interno delle famiglie. Anche il contratto educativo tra genitori e figli ha visto un deciso allontanamento da un'educazione di tipo istruttivo, dove i genitori interpretavano non solo un ruolo privato, ma anche un ruolo pubblico, erano i rappresentanti della società, trasmettevano norme, principi collettivi, dovevano garantire l'interiorizzazione di principi disciplinari, dovevano preparare le nuove generazioni a stare in società.
Nello stesso tempo c'era anche una rappresentazione dell'infanzia molto diversa. L'idea di un bambino che era appunto il perverso polimorfo, portatore di inclinazioni viziose, con una tendenza naturale alla deriva morale, e che se lasciato a se stesso, in assenza di opportune correzioni, sarebbe stato vittima di tendenze leziose, autodistruttive. Anche questa rappresentazione dell'infanzia è molto cambiata. Non c'è più un ideale percorso di crescita e non, come succedeva una volta, e da questo percorso ideale di crescita verrebbe misurato il grado di adattamento o di devianza. Molto brevemente, sappiamo anche che nelle epoche precedenti c'erano anche condizioni di vita meno agevoli, c'era un minor benessere, una scarsità di risorse, per cui era necessario che anche all'interno delle famiglie ci fosse uno stretto controllo delle dispersioni, una razionalizzazione delle energie e delle ricchezze a disposizione. E ai bambini era chiesto di non aggravare le fatiche e i sacrifici dei genitori, di limitare le loro esigenze e le loro richieste, di non interferire con qualche cosa che era già difficile da sostenere, di adattarsi, di contribuire al più presto al sostentamento della vita familiare. Naturalmente noi viviamo in un'epoca completamente diversa, in una condizione di straordinario benessere, almeno in questa parte del mondo, con la disponibilità di una grande quantità di merci, di beni e anche un'innumerevole offerta di servizi. E quindi, come dire, questo è anche molto cambiato da questo punto di vista. Sicuramente un altro fenomeno che è molto importante è la contrazione della natalità, che ha collocato sempre più il bambino al centro dell'attenzione, investendolo massicciamente di speranze e di aspettative, come mai era avvenuto in passato. Molti studiosi di diverse discipline hanno messo in evidenza alcuni elementi della contemporaneità che hanno profondamente inciso sulle relazioni tra genitori e figli. Uno è proprio questo, l'investimento narcisistico del figlio e la caduta, due, del principio di autorità. Quindi caduta del principio di autorità, noi stiamo già parlando in un certo senso del codice paterno, quindi di una contrazione, di una rarefazione, fino quasi a una possibile scomparsa, diciamo, di quello che può essere definito il codice paterno. Codice paterno non vuol dire solamente il padre, sono due cose diverse, cioè questi sono diciamo, ruoli affettivi, e questi ruoli affettivi possono essere svolti anche dalle madri. Quindi non stiamo parlando, non c'è una coincidenza necessariamente tra la figura del padre e il codice paterno, la figura della madre e il codice materno. In una certa misura c'è una interpretazione, diciamo, dei ruoli culturalmente costituiti, ma diciamo che il ruolo normativo o anche il ruolo paterno può essere svolto anche dalla madre. Ecco, qui stiamo parlando della perdita, della mancata rappresentazione del ruolo del codice paterno. C'è un bel lavoro, un saggio dal titolo Il figlio del desiderio, scritto da un filosofo sociologo francese, Marcel Gauchet, che ripercorre anche tutta una vicenda che mette in evidenza come i figli attuali sono così investiti narcisisticamente. Come ci sia una sorta di mitizzazione dell'infanzia. Racconta a partire dalla vicenda del controllo delle nascite, che diventa, dove il figlio nasce, diciamo, per espressione di una volontà, di un desiderio, di un progetto della coppia o di un singolo, e diviene il figlio del desiderio privato, cioè la famiglia si deistituzionalizza e diventa una agenzia affettiva privata. Non si fanno più i figli per la società, per poterla portare avanti, non lo si fa più per necessità, non è più il frutto della natura, ma è solo il frutto del desiderio.
Allora, questi passaggi, che sono dei passaggi enormi che io adesso sto solo un po' citando per brevità, portano delle conseguenze molto importanti, sulla in particolare delle ricadute sulla formazione stessa dello psichismo, no? Ma anche, e questo è un punto importante, un'appropriazione da parte degli adulti dell'infanzia, no? Un investimento narcisistico senza precedenti che porta i genitori a proiettare dentro nei figli le loro aspettative. I bambini sono figli dei loro genitori, dice Gaucher, a un livello senza precedenti. Sono l'emanazione del loro essere più intenso, con tutte le implicazioni che questo comporta. È lo spirito del tempo, è lo Zeitgeist. Lancini dice queste cose, diciamo, che vanno in questa direzione, con un bel titolo di uno dei suoi lavori, degli ultimi, Sii te stesso a modo mio. Questo credo che metta molto in evidenza. Quindi potremmo dire che l'educazione attuale prevede un'educazione fondata sull'obiettivo di favorire le inclinazioni naturali, le vocazioni, i talenti dei figli e di promuovere l'autonomia. Quindi se una volta si trattava di mettere dentro ai figli delle norme, dei codici di comportamento, dei valori, ora invece siamo all'opposto, cioè si tratta di tirare fuori inclinazioni, capacità, attitudini, vocazioni. Quindi è un passaggio molto importante. Se una volta c'era un adattamento all'etica del dovere, al principio della severità, con delle rappresentazioni precostituite di che cosa dovesse essere un bambino, cosa dovesse essere un adulto, ora viviamo, anche fortunatamente direi, in una condizione più libera, però non scevra da altre criticità. Le pratiche, per esempio, più tipiche di quest'epoca sono caratterizzate dalla presenza non tanto di norme o di regole universali o generali, ma da una moltitudine di norme e di regole che sono fondate sul principio di contrattazione con i figli, dove vige l'aspetto di relatività, vige l'aspetto di particolarità al posto dell'universalità delle regole e delle norme, e anche delle circostanze sulle invarianti. Questo vuol dire che, diciamo, regolare la vita affettiva familiare non è trasmettere principi comunitari o universali. Questo, diciamo, per tante ragioni, che potrebbero far pensare a una maggior democratizzazione della famiglia. L'applicazione di norme invece universali o comunque invarianti risulta poco funzionale con il modo di essere delle famiglie attuali. Esigerebbe un esercizio del potere più impositivo, un diverso uso dell'autorità, ma i genitori di oggi non hanno il tempo per poter fare esercitare in questo modo l'autorità. Hanno bisogno di ricomporre e elaborare i contrasti velocemente, dato il tempo in discontinuità che vivono con i figli, e quindi devono trovare dei modi per separarsi in maniera pacifica e di ritrovarsi in maniera altrettanto pacifica. Questo anche perché i figli trascorrono un tempo molto significativo con figure differenti dai genitori. Potremmo dire, per esempio, che una certa quota di genitorialità viene espressa quotidianamente in remoto, attraverso il telefono, il controllo attraverso le chat, attraverso le comunicazioni online, dove i genitori possono cercare di coniugare il dover lavorare, anche in maniera intensa, con il sapere dove sono i figli, cosa fanno, cosa hanno mangiato. E quindi, come dire, c'è tutto un po' un sistema di esercizio anche della genitorialità in remoto. C'è anche un aspetto importante a proposito di democrazia. Adesso mi fermo un attimo e ragioniamo su questo. Questo farebbe pensare, però, che in qualche modo le famiglie sono andate verso una
diciamo, dimensione più democratica, se intendiamo le famiglie precedenti, dove c'era un senso dell'autorità, uno steccato tra le generazioni che molto marcato. Però dovremmo anche considerare che ci sono anche degli altri aspetti importanti. Voi pensate, per esempio, a come una certa forma di accudimento affettivo, un certo modo di investire sui figli, dia loro molto potere. Sono figli spesso messia, sono figli ai quali è demandato lo sviluppo e il raggiungimento delle aspirazioni e degli ideali dei genitori. Spesso questi figli diventano dei figli despota, diventano dei figli tiranni, e la famiglia si trasforma non in un sistema democratico, ma in un sistema monocratico o autocratico, o talvolta monarchico, diciamo così. Quindi, ecco, un primo elemento di sviluppo potremmo vederlo da questo punto di vista. Dove porta la rarefazione della presenza, del ruolo del codice paterno e una massiccia diciamo, rappresentazione del codice materno ad opera di entrambi i genitori? Parliamo di padri maternalizzati e di figli messia, o a volte figli despoto tiranni, dove tiranni non vuol dire solo comandare, vuol dire anche comandare, perché sono figli che intorno ai quali è organizzata anche tutta la famiglia. Non solo, anche se maggiormente nella fenomenologia del figlio unico, ma generalmente ai figli viene riservata un'attenzione, una disponibilità che, attorno alla quale si organizza tutta la famiglia. Naturalmente sto facendo un discorso generale, ovviamente tutti i casi poi sono dei casi a sé, sto cercando di tracciare, di fare un ragionamento intorno a delle tendenze. Sono anche figli ai quali viene risparmiata molta frustrazione. Charmé diceva che si è abbassato il tasso di dolore mentale che i genitori sono disposti a infliggere ai figli. Quindi, compromessa la trasmissione intergenerazionale dei codici affettivi, dei codici valoriali, ciò che rimane valido, ciò che rimane preminente è la dimensione affettiva. Quindi, se guardiamo per un attimo, diamo uno sguardo alla slide che vedete, siamo passati da quella che era definita una famiglia, veniva definita una famiglia etico-normativa, ad una famiglia affettiva. Questo è anche un po' tutto il discorso del Minotauro, no? E quindi Fornari, che Charmé, Fornari sono in continuità generazionale. Delle famiglie dove ci sono relazioni prevalentemente orizzontali, ma anche una minor conflittualità generazionale. Infatti qui, poi adesso ci arriviamo, parliamo di una sostanziale pace generazionale. Siamo molto lontani dagli aspetti di ribellione, dagli aspetti di scontro. Noi abbiamo adulti, adolescenti silenziosi da questo punto di vista, anche se poi vengono sui giornali dipinti come inneggianti al terrorismo e caricati dalla polizia. È un'invenzione, non c'è nulla di tutto questo. Ci sono manifestazioni pacifiche che riguardano le popolazioni del mondo che vengono sentite come oppresse, ci sono manifestazioni riguardo e proteste riguardo al clima, ma c'è una sostanziale pace tra gli adulti e gli adolescenti o i giovani adulti. Abbiamo visto che c'è un'appropriazione dell'infanzia da parte degli adulti, una certa tendenza a diciamo identificarsi nei figli. C'è una prevalenza del codice affettivo materno rispetto a quello paterno, e unitamente a quello fraterno. E adesso mi spiegherò un po' meglio. Quindi potremmo dire così: abbiamo una giovinezza senza ribellione e un mondo senza adulti.
Perché un mondo senza adulti? L'altro elemento importante da mettere a fuoco è che la vita familiare, si svolge attraverso relazioni molto compenetrate, dove i genitori hanno livelli, dicevamo, molto elevati di identificazione nei figli, nelle loro vicende, i figli tendono a essere coinvolti anche nelle vicende personali e private dei genitori. Una condivisione familiare, potremmo dire, a tutto campo. Questo è legato, perché poi le questioni sono anche molto complesse, anche alle trasformazioni legate ai cicli evolutivi. Pensiamo all'innalzamento non solo delle aspettative, ma anche della qualità della vita, delle aspettative di vita, ma anche delle qualità della vita. Questo fa sì, della qualità della vita, no? E questo fa sì, per esempio, che in epoca anche cosiddetta avanzata, nella quale, per esempio, l'aspetto della propria vita in altri momenti, in altre epoche, poteva considerarsi stabilizzato, cinquantenni, per esempio, no, siano ancora presenti, ma cinquantenni e oltre, siano presenti intensi bisogni di realizzazione personale. Cioè si abbia la sensazione di avere ancora molto da giocarsi, di poter rifigurare la propria vita, insomma, come più tipicamente accade nella giovinezza. In questo modo potete capire che le differenze tra i genitori e i figli si assottigliano molto, no? E rendono i percorsi di vita per certi versi anche paralleli, quasi paralleli. Questo naturalmente è un elemento su cui occorre riflettere, bisogna capire questo anche un po' dove porta. Quali sono, diciamo così, le generazioni che più hanno contribuito a questa svolta? In letteratura le generazioni dei baby boomers e dei millennial sono coloro che hanno inventato la figura del genitore elicottero. Il genitore elicottero, iperprotettivo, pronto a intervenire in soccorso del figlio, dove c'è una tutela del figlio sotto ogni punto di vista, inclusa quella normativa, e che crea spesso uno scontro con la scuola, che si trova a dover ribaltare i principi e le gerarchie, e dove, per esempio, spesso, a volte gli insegnanti vengono, diciamo, interrogati dai genitori rispetto a presunte esperienze traumatizzanti dal punto di vista emotivo, anche un brutto voto, una lettura sgradevole che non conforme agli stereotipi dei genitori può essere sentita come qualcosa di disturbante. Insomma, la scuola deve diventare un luogo amorevole, un luogo rassicurante. Ecco. E questo dà luogo a quello che vengono definiti i figli fiocchi di neve. Snowflakes che portano, diciamo, a volte, diciamo, fragili, che si sciolgono facilmente di fronte alle avversità e alle frustrazioni. Figli che in un certo senso sono anche figli molto idealizzati, anche molto protetti da questo punto di vista. Su questo voglio fare mettere in evidenza, no? Se vogliamo vedere come andiamo verso una società, diciamo, ipersensibile, lo possiamo vedere in un romanzo di Dave Eggers che si intitola The Avery, che racconta la storia di una società che è la continuazione, per chi lo ha visto in precedenza, del libro che poi è diventato anche film, The Circle. Ecco, dove racconta la società di questi monopoli delle società californiane che invadono, e è una specie di parodia, è un romanzo, che mette bene in evidenza proprio questo fenomeno di ipersensibilità. C'è un passaggio bellissimo in questo libro in cui la protagonista, Delany, che vuole... entra, fa parte di questa società che è un, diciamo, conglomerato tra una società di, come dire, di produzione tecnologica, però nello stesso tempo è un grandissimo monopolio che ha comprato tutta la grande distribuzione, insomma
una cosa gigantesca, no? E un giorno porta a fare un'esperienza i colleghi e vanno a vedere con un pullman delle foche marine, e lì si vede molto bene come, per organizzare questa gita, praticamente deve preparare un prontuario di 70 pagine dove qualunque elemento, la luce, quello che si incontra per strada, i sedili, le cose da mangiare, possono urtare qualcuno. E quindi costruisce una situazione complicatissima per permettere un'esperienza che possa stare all'interno delle sensibilità spiccatissime. Ne verrà fuori un disastro e lì l'autore fa dire alla protagonista che si tratta, diciamo, di un nuovo problema che chiama ansia da contatto, dove ansia da contatto è qualunque cosa può disturbare: il cibo, le bevande, i contenitori, la luce, il vedere gli animali, non vedere gli animali, cioè è, diciamo, l'ipersensibilità portata all'eccesso. Credo che questo sia un libro un po' distopico, diciamo, ma neanche poi più di tanto. Ecco. Diversamente, ecco, qui possiamo vedere un altro bel film che credo che abbia avuto anche un remake. Questa è una commedia francese, Tanguy, che racconta la storia di un giovane che non vuole andare via di casa. Non vuole andare via di casa, i genitori vogliono che vada via e lui si installa, come lo vedete, lì esattamente dov'è. Finiscono in tribunale perché vogliono che lui vada via di casa, cercano di convincerlo con le buone, poi gli mostrano la porta per quello che riescono a fare e lui li denuncia perché ribadendo il suo diritto di stare in casa. Ecco, questo mi sembra anche un altro, diciamo così, un'altra manifestazione, no? Questo è un film già di parecchio tempo fa, no? Mi sembra un altro dipinto, ecco, di alcune tendenze che in qualche modo sono presenti nella società attuale. Diversamente, se noi giriamo il mappamondo, mi avvio alla fine, incontriamo invece un'Asia fatta da genitori che allenano dei guerrieri, no? Che tutt'altro che coccolati e pieni di indulgenze, no? Ma diciamo, creano delle generazioni che sono addestrate per poter in qualche modo scalare il mondo. C'è un reality interessante che si chiama Old Enough, no? Grande abbastanza, un reality giapponese dove una troupe segue una famiglia con bambini piccoli tipo 3 anni, che vanno a fare compiti da grandi, per esempio a fare la spesa. È un reality che ha provocato una specie di shock culturale in Occidente, no? Dove c'è, al contrario, abbiamo visto una tendenza iperprotettiva di genitori ansiogeni e angosciati. Appunto i genitori elicottero, no? Che rimuovono ogni ostacolo sulla pista, o genitori spazzaneve, no? Intervengono in soccorso ogni minimo incidente. Quindi, cosa dire in conclusione? Allora, io credo che in conclusione potremmo dire questo, no? Se dovessimo utilizzare alcuni elementi forniti da la teorizzazione di Fornari riguardo alla democrazia degli affetti, potremmo dire c'è una netta prevalenza del codice materno, che è espresso da entrambi i genitori, non solamente dalla madre, unitamente alla presenza del codice del bambino, che è speculare a quello della mamma, centrato sul bisogno e diciamo contrattualizzato in maniera assoluta. C'è bisogno di voi genitori, no? E anche in maniera onnipotente. Spontaneità, creatività, istintività sono, diciamo, ciò che i genitori attuali massimizzano. Quindi abbiamo appunto anche un codice del figlio che spesso, appunto, investito di tutto questo potere, a volte anche di far nascere la coppia, diventa, diciamo, un potere che a volte viene utilizzato in maniera tirannica, quindi tutt'altro che democratica. Quindi, in conclusione,
potremmo dire che non c'è una vera e propria democrazia degli affetti, perché è sicuramente scarsamente rappresentato, se non mancante, il codice paterno. Ecco, questo direi in linea con l'andamento più generale della società, se ci pensate, per chi era presente negli incontri precedenti, e anche in linea con l'analisi espressa da diversi, diciamo, vertici disciplinari, non solamente la psicologia. Però mi verrebbe da dire, dove c'è un tiranno che sicuramente opprime, però nello stesso tempo esprime anche qualcosa che appartiene e attraversa chi lo sostiene, il popolo, anche se alcune volte il popolo è tiranneggiato. Però è possibile, no? Basta guardare un po' quello che sta succedendo negli Stati Uniti, che di solito, insomma, posso dire, fragilità e angosce che attraversano una popolazione conferiscono al leader un ruolo messianico, e potremmo dire, forse sulla base di quello che abbiamo visto fino adesso, che questo in piccolo è anche un po' quello che succede nelle famiglie. Grazie, mi fermerei qua. Perfetto, eccoci. A lot of food for thoughts, direbbero i nostri amici inglesi. Un sacco davvero di materiale su cui riflettere questa sera. Io, come dire, partirei da un primo pensiero che ho fatto, poi magari, cioè, anzi, poi sicuramente diamo spazio anche ad alcuni dei commenti che sono arrivati. Una cosa su cui volevo chiederti un po' una riflessione, perché insomma hai parlato un po' di questi confini, no? Che in qualche modo diventano sempre più labili, fino quasi a, diciamo, a scomparire queste, diciamo, inversioni di ruolo quasi, no? Che si vanno poi a configurare, che, come dire, da una prospettiva, no, clinica, sono un po' un rischio in un certo senso, no? Sappiamo, no, insomma, senza necessariamente andare nel mondo della psicopatologia, però sappiamo che sicuramente, come dire, o meglio, fino ad ora ci siamo sempre detti che il confine, no, fra anche soprattutto diciamo in età evolutiva, ma in generale, come dire, il poter mettere un confine definito fra me e l'altro è qualcosa che in qualche modo mi rappresenta un fattore protettivo, no? Rispetto a no, non solo chi sono io in termini, diciamo, più comportamentali, ma anche quello che io sento, no? Quello che invece sente l'altro. E in qualche modo, come dire, il ribaltamento dei ruoli, che poi nella dimensione appunto, no, del genitore, del figlio, è qualcosa che poi può diventare complicato, no? Caricando il figlio, no? Di un, anzi, caricando il figlio, diciamo, di un vestito troppo largo o troppo stretto, adesso poi senza dover per forza stereotipare, ma dall'altro lato anche impedendo poi uno spazio, diciamo, di infanzia, no? e di crescita, che invece, no? Di cui invece ha bisogno. E questo è un po', come dire, un pezzetto. Poi dall'altro lato, come dire, questo spostato più sulla fascia, diciamo, evolutiva. Poi dall'altro, man mano che, come dire, si diventa adulti e si entra nell'adultità, mi sembra che quello che tu metti un po' in luce sia invece un po' un movimento opposto, no? Invece di andare progressivamente verso una dimensione più, se vuoi, anche un po' depressiva, mettiamola così, no? Nel senso, se vuoi, anche più sano del termine, c'è un narcisismo in qualche modo che
che continua, no? Che perdura in qualche modo nel tempo, che però forse magari è anche un ottimismo. Adesso io provo un po' a mettere insieme le cose. Volevo un po' un tuo pensiero da, diciamo, sia da psicoterapeuta su questo, se questo appunto significa che dobbiamo un po' cambiare la nostra categoria, diciamo così, di riferimento rispetto a quello che ci dobbiamo aspettare, no? Da un adulto, quello che ci dobbiamo aspettare da un ragazzo, eccetera, oppure se questo è, come dire, un filtro contemporaneo e che è anche un po' passeggero, ecco. Non so se mi sono spiegata, Fabio, perché è un... c'è tanto, no. Però trovo molto stimolante queste riflessioni. Sì. Provo a dire qualcosa, no? Allora, sì, allora, sicuramente, come ricordavi, se consideriamo, come dire, la prima parte, la prima decade di vita, no? Più o meno, della cosiddetta, insomma, infanzia, poco prima della pubertà, insomma, abbiamo bambini che vengono magnificati, vengono celebrati, e anche invasi molto da spettacolarizzati talvolta, no? E, da un lato, e anche fatti crescere un po' in fretta, c'è anche il bisogno che diventino autonomi. Sono coinvolti dentro le vicende della famiglia, perché le vicende della famiglia ruotano un po' intorno alla loro crescita. Io ho tanti pazienti che mi raccontano tutti che i loro figli sono speciali, sono molto più sensibili, sono tutti dei bambini speciali. Quindi o li imbrocco tutti io, oppure c'è una certa tendenza comunque, no? Anche tenera da un certo punto di vista, trovo, però anche un po' pericolosa, no? Perché sembra che siano bambini che hanno tutti bisogni speciali. E quindi, come dire, il mondo si deve conformare alle loro necessità, che poi sono le necessità di aspettative proiettate, diciamo, dai genitori. Questo è un aspetto piuttosto pericoloso, trovo. Perché comincia a costruire una rappresentazione di un mondo che deve nutrire, deve corrispondere, ecco. Quando non corrisponde, quando ci sono delle distonie, è il mondo che deve cambiare. I genitori insistono e vanno a spiegare agli insegnanti, agli allenatori, agli educatori che bisogna fare così perché è loro un caso speciale. O comunque bisogna rispettare l'individualità, diciamo così, no? Sicuramente sono anche bimbi che sono coinvolti dentro nelle vicende, non c'è più una paratia tra le vicende dei genitori, le sofferenze o le gioie dei genitori e le vicende dei figli. È una condivisione a tutto campo, quindi alcune volte, come dicevi tu, c'è una specie di reverse mentoring, no? Cioè il fatto che i figli diventano anche un po', col passare anche del tempo, dei consiglieri dei genitori. E questo naturalmente, come dire, non che questo non sia successo in passato, però sicuramente è un po' più preoccupante, no? E poi naturalmente ogni famiglia fa a sé. E c'è anche una grossa spinta alla crescita, no? Da diventare grandi, acquisire delle competenze, laddove invece poi quando diventano adolescenti succede il contrario, vengono infantilizzati. Questo Lancino dice molto bene, no? Cioè, conta appunto questo passaggio che devo dire che mi trovo d'accordo, almeno nella mia esperienza, no? Solo che poi a un certo punto il problema quando nasce? Il problema nasce quando questo, diciamo... Ecco, Freud diceva His Majesty the Baby, no? Il bambino reale, no? Il bambino, come dire, no? Per cui bisogna farlo, bisogna scusarlo, cioè, il mondo deve aprirsi, no? Ha preso, vi ricordate, c'era quel dipinto, adesso non so, forse avevo preparato anche una slide, forse no, no? In cui c'è questo dipinto, no? A cui lui ha fatto riferimento, di questa madre che arriva con questo bambino, si apre la folla, no? E dice che collega il narcisismo dei genitori al narcisismo dei figli. Quindi c'è una tendenza in qualche modo presente nel fare questo, però poi credo che nei tempi questa tendenza poi viene interpretata in modo diverso, no? Però poi cosa succede? Che quando a un certo punto però
questi figli che devono compiersi come soggetti sono confusi molte volte perché non capiscono più, no? A volte non si riescono a identificare del tutto con le imponenti proiezioni e investimenti dei genitori, e lì si crea una situazione molto dolorosa, no? Perché sentono di poter essere una delusione per i propri genitori, da un lato, no? E comunque fanno molta fatica a poter essere un po' più liberi per formulare se stessi, no? Da un lato. Dall'altra, l'altro fattore di rischio consiste nel fatto che il mondo, comunque, per quanto possa adattarsi alle singole personalità, rimane comunque un mondo collettivo, dove non esistono situazioni che proteggono dalle frustrazioni. Allora, però, quando certe frustrazioni entrano in rotta di collisione con un'immagine molto carica dal punto di vista del valore, della prestazione, eccetera, poi è anche possibile che sia più difficile per queste generazioni tollerare il fallimento, perché diventa una vergogna che è insopportabile, e alcuni, diciamo così, crolli, alcuni breakdown, alcuni anche, diciamo, fenomeni suicidali hanno a che fare proprio con questo, no? Con la difficoltà di, con una certa impreparazione alla frustrazione, perché sono sempre stati un po' protetti, e con l'incontro con un'inevitabile frustrazione. Per cui, diciamo, questo sicuramente è un po' un fattore di rischio. Ecco, non so se sono riuscito a risponderti o andare un po' sulla traccia di quello che tu stavi evidenziando. Sì, assolutamente. Una cosa che, come dire, mi viene da collegare questo, a quello che stavi dicendo adesso, poi passiamo alle domande, ha a che fare anche un po' con il tema, come dire, di una identità che però non ha mai uno spazio per formarsi, no? Perché se da una parte, come dire, si deve occupare, no, di diventare adulta quando non ha, come dire, uno strumento per farlo, dall'altra poi dopo invece si trova a essere infantilizzata, quindi a non potersi, no? Quindi un po' una, come dire, un'identità un po' trasparente, no? Che non è, che anche un po', che poi, insomma, questo poi mentre ti ascoltavo pensavo anche all'impatto su cui forse appunto è anche, c'è anche bisogno di una riflessione un po' complessa, l'impatto dell'essere veramente nativo digitale, no? Quindi essere veramente, come dire, crescere immerso, no? nel mondo online, che è, come dire, un'esperienza, come dire, anche da un punto di vista, come dire, dello sviluppo del sé, no? che ha un impatto importante, e delle relazioni, naturalmente. No, certamente. Infatti adesso, diciamo, noi stiamo considerando alcuni fattori, ma queste, diciamo, quello che sta succedendo dentro le cose di cui stiamo parlando è molto complesso, no? C'è questo tema che sicuramente mette in evidenza, cioè il fatto di vivere un po' una doppia identità, una doppia vita, e di stare a cavallo, no? In una specie di situazione ibrida, on life, no? Il cercatore inglese, adesso non viene il nome, no? che ha coniato questo termine, no? Quindi vivere, diciamo, in una dimensione dove sembra che poi dopo gli aspetti, diciamo, meno virtuosi li puoi recuperare online, perché poi c'è anche tutta una possibilità, però poi anche certi fenomeni della realtà concreta ed esterna trovano una riedizione, una riproposizione, anzi alcune volte anche peggiorativa nella vita online. Per cui sicuramente, ecco, sono molto d'accordo sul fatto che costruire un'identità in una situazione, diciamo, inedita come questa è molto complesso, no? Poi, sai, anche un altro fattore credo che sia importante, cioè la finestra del futuro si è molto chiusa, no? Le generazioni del dopoguerra immaginavano un futuro di recupero di capacità, possibilità, sviluppo, benessere, ricchezza, cibo,
servizi, eccetera. Adesso guardare il futuro è piuttosto cioè, è un'incognita, non sappiamo bene, no? Dalla crisi climatica fino a un mondo molto instabile, molto precario, no? Ne parlavamo anche la volta scorsa, chissà cosa succede dopo questa tornata di elezioni, come cambiano gli equilibri mondiali, si accendono guerre vicino a noi, si avvicinano, diciamo, egemonie politiche, e quindi chissà, no? Cosa sarà. Ecco, c'è una cosa che posso raccontare che mi ha molto colpito, no? Ricordo un giorno mio figlio che ha 18 anni, no, torna a casa da scuola, fa il liceo, liceo classico, e mi racconta che di una discussione che hanno avuto in classe, no? Dove intorno a un tema lui aveva preso una posizione, insomma, espresso un'idea, no? E quello che veniva fuori nel discorso del gruppo è un elemento, credo, che mi ha fatto molto pensare, no? Perché alcuni compagni dicevano: ma non si può avere delle idee, non si può avere delle idee, è da estremisti avere delle idee. È più opportuno rimanere in una situazione in cui non ti formi delle idee, perché tanto saranno domani vetuste, saranno vecchie, saranno sorpassate, quindi non ha senso posizionarsi intorno a certe cose. Ecco, e che se lo fai rischi di essere quasi, no, un vetero come dire, no, di avere una vetero ideologia, ecco. Mi ha molto colpito, no? Perché vuol dire che non ci si può collocare. Eh sì, questo è proprio un bel esempio, no? Di questa di questo pensiero sul come dire, forse anche su una paura, no? Che c'è nel seguire delle idee, no? Che come dire, chiaramente ogni idea è un rischio in qualche modo, no? Perché insomma magari ce ne innamoriamo, ci appassioniamo e poi a un certo punto, come dire, ci troviamo di fronte a un limite e a dover, come dire, fare poi conti anche col nostro di limite, magari per cambiare, no? In qualche modo. Invece il fatto di non prendere una posizione significa anche non mettere un confine, ecco, tutto questo mi sembra... Quest'idea certamente di non affezionarsi o di non sposare o di rimanere flessibili e disponibili, questo credo che lo sappiamo tutti, ma qui c'è qualcosa di più, no? Io avverto questo qualcosa di più, una specie di invito, un aspetto socialmente desiderabile, no? A rimanere ibrido, a rimanere in qualche modo in una posizione, no? Che non si colloca, no? È un collocarsi anche il non collocarsi. Certo, assolutamente. Senti, ti rimando un attimo a un paio di domande che sono arrivate. Allora, ce n'è una che dice: vorrei chiedere al dottor Monguzzi che impatto ha il tema della minor conflittualità generazionale, di cui hai parlato prima, con il modo in cui i nostri pazienti più giovani possono esprimere i loro bisogni e necessità evolutive. Devono trovare degli altri modi, no? Cioè, se una volta c'era la rottura, no? L'attacco, la demolizione delle figure genitoriali, simbolicamente, no? A volte neanche tanto, perché a volte la tensione era alta, c'era, no, una dimensione di scontro, no? Che aveva anche una sua funzione, era un certo modo di crescere. Ora, questa minor conflittualità, c'è meno da andare contro, perché non c'è niente da andare contro, non c'è niente da contestare, perché sei già accontentato in anticipo, non quando lo chiedi, in anticipo. Quindi chiaramente anche i tuoi bisogni poi dopo diventano anche, non fai tempo a dirli, che sono già soddisfatti, quindi non hai neanche lo spazio del vuoto, no? Cioè l'assenza, il vuoto, il silenzio era quello su cui nasceva il desiderio. Ora il desiderio non nasce, c'è un piacere, un godimento, un usufruire, ma non sono spesso cose
se i bambini vengono regalati giochi, ci giocano un giorno, il secondo giorno sono già stufi, perché non è un desiderio. Come possono manifestare però le loro contrarietà, come possono manifestare le loro istanze? Devono trovare, come dire, credo, dei modi diversi, no? E questo spazio non è facile da creare. Non è facile da creare. Perché? Perché c'è tutto un tema di, come dire, bisogno di un riconoscimento da parte dei genitori e la paura di, diciamo, ferirli, e quindi il senso di colpa del ferirli, che diventa, come dire, intollerabile. Per cui, per esempio, il fatto che possano avere, no, uno spazio di ascolto da parte di altri adulti, psicologi, per esempio, no, dove poter portare quelle istanze, è un aspetto, come dire, importantissimo da questo punto di vista. Sono forme, credo, un po' da conquistare, è difficile dire come avvengono questo genere di cose. Avvengono a volte quando i figli hanno la possibilità di stare lontani dai genitori, di fare università all'estero, di fare l'università in un'altra città, di avere delle esperienze nelle quali essere un po' liberi da questo punto di vista. Però ecco, è uno spazio un po' tutto da inventare, credo, questo. O a volte ce lo possono avere attraverso il mondo online, dove facendo esperienze, non so, penso anche ai giochi di ruolo in cui assumono fisionomia e identità di prova, dove poter mettere in forma anche altre parti di sé. Questo credo che sia un aspetto importante. Senti, c'è un altro commento che è arrivato, che però era più un commento, diciamo, dice come se anche essere figli ad avere paura di deludere i genitori, anziché essere figli ad avere paura di deludere i genitori, i ruoli siano rovesciati, per cui i genitori hanno paura di deluderli, negando la soddisfazione dei loro bisogni e quindi frustrarli, sì, che era un po' il tema della frustrazione di cui stavi parlando tu prima. Poi è arrivato un altro commento rispetto a quello di cui parlavamo poco fa. Forse questi aspetti facilitano anche i fenomeni di femminicidio e violenza di genere, sempre più frequenti anche tra giovani e giovanissimi. Punto di domanda. Questi fenomeni, si intende, diciamo, questo funzionamento? Mm-hmm. Immagino. Sì, vediamo, poi magari chi ha scritto può aggiungere qualcosa se vuole. Ma quello che mi viene da dire è, faccio un passo prima, il commento che tu hai fatto prima, no? Che ha fatto questo ascoltatore prima. Cioè, la famiglia è una cellula fragile, dove, come dire, c'è una vulnerabilità da parte dei genitori, diciamo, che hanno molto bisogno del rispecchiamento dei figli, ma anche dei figli che hanno molto bisogno del rispecchiamento dei genitori. È un fenomeno reciproco, questo, orizzontale, direi, no? E che fa sì che la famiglia sia una cellula fragile dal punto di vista narcisistico. E questo credo che c'entri anche poi con la difficoltà di separazione. Poi, riguardo al tema dei femminicidi, che sicuramente è un tema molto complesso, credo che certamente una certa fragilità si ripercuota poi anche quando le persone, cioè i giovani, che poi dopo diventano giovani adulti, che poi diventano adulti, vanno a costituire a loro volta dei nuclei familiari. Ecco, cosa si portano dietro? Si portano dietro spesso delle incertezze identitarie, e a volte nelle situazioni più compromesse il rapporto diventa un rapporto dove l'altro non è in realtà un altro, ma è una propaggine narcisistica di sé, cioè è un supporto identitario,
identitario, non è una dipendenza, perché molte volte si parla di dipendenza affettiva. Queste sono dipendenze identitarie, secondo me, cioè fai sì che io esista, permettimi di esistere, la tua presenza mi permette non solo di amare, di essere amato, ma di esistere come persona. Se tu mi lasci, io muoio, ma io non posso permettere che tu mi lasci, per cui ti elimino. Sono delle fragilità profondissime che peraltro sono celate all'interno di, come dire, aspetti esterni di persone che sembrano assolutamente normo-adattate. Sono quelle che sono i sintomi della normalità, questi, no? Cioè una normalità che è una normalità in un certo senso anche malata da un certo punto di vista. Non si vede perché c'è un adattamento di superficie, ma ci sono delle, diciamo, linee di frattura che sono molto molto profonde e spesso, sfortunatamente, nell'incontro di un rapporto, no, con un'altra persona si cementa e diventa una questione per cui, nella migliore delle ipotesi, faccio stalking, nella peggiore, come dire, ti aggredisco o mi uccido, no? Quindi anche se evita eterodiretta o autodiretta, ma sono anche espressioni di una vulnerabilità molto... Qualche tempo fa, aveva scritto in questa direzione anche a Mannitti su Repubblica, a proposito degli ultimi casi di cronaca, no? Sì, è vero che ci sono, insomma, tanti fattori, però certamente anche Recalcati aveva scritto, diciamo, in questa direzione, cioè, diversi, no? Fanno questa analisi, no? Sono soggettività che non si reggono autonomamente. Sì, che è una dimensione, come dire, profondamente adolescenziale, no? Mi fa venire in mente il suicidio in adolescenza, no? Esatto. Che in qualche modo ha a che fare con l'eliminare una parte di sé, no? Esattamente, esattamente. Aspetta, che poi, ecco, mi è passato bene. Sì, questi aspetti, rispetto alla domanda mia, questi aspetti di rovesciamento e di mancanza di frustrazione, sì, quindi erano quelli che dicevamo, insomma, a cui facevamo riferimento adesso. Questo è un aspetto anche, per esempio, che si, per esempio, nei pazienti spesso noi troviamo pazienti che lamentano che il mondo non è un posto accogliente, no? Il lavoro, sono tutti stupidi, non vengono valutati a sufficienza, non vengono valorizzati a sufficienza. E c'è spesso questo modo di vivere, no? Cioè, dove c'è un mondo lavorativo che sicuramente, insomma, ha anche un funzionamento a volte mortificante, a volte, diciamo, non riconoscente, eccetera. Però c'è anche nel contempo qualche cosa che appartiene al vissuto di individui che hanno bisogno che il mondo gli vada incontro, vada loro incontro. Però siccome sono in tanti ad avere bisogno che il mondo vada loro incontro, diventa un po' complicato, no? Però ecco, questo è un po' l'essenza anche di altri ne hanno parlato in termini di individualismo, hanno parlato, no? Ma anche nelle relazioni terapeutiche è così, no? Cioè, una volta sicuramente si poteva lavorare anche con interventi anche maggiormente frustranti, no? Che però potevano muovere delle cose. Adesso i pazienti hanno molto bisogno di contenimento, di accoglimento, di comprensione. E anche noi ci interroghiamo, non volevo solo dire questo, no, anche noi ci interroghiamo quali sono i setting più opportuni per accogliere questo genere di pazienti, fino a che punto noi possiamo un po' dilatare certi elementi, cioè costruire un ambiente ospitante che però non ci faccia perdere credibilità, che non ci faccia perdere anche come dire, autorevolezza, no? Perché sennò poi diventa che anche noi, no, veniamo come un po' utilizzati talvolta un po' perversamente, no? Per poter essere semplicemente qualcuno su cui buttare delle cose, e la prima frustrazione diventa un problema, ecco. Quindi è anche un problema, diciamo, che nella costruzione della relazione di lavoro. Sì, in questo senso, come dire, un po' mentre ascoltavo mi vengono in mente alcune, insomma, alcune discussioni che hanno a che fare anche un po' con la ricerca e con i dati della ricerca,
e dove, come dire, nella costruzione identitaria, no, è sempre più evidente che appunto c'è, come dire, un continuum che magari, come dire, quando parliamo di identità scissa, identità non integrata, diciamo, vede, come dire, la sua dimensione, se vogliamo, più come dire, più primitiva, no? Quindi, ma quando poi, come dire, consideriamo, no, ciò che è altro, no, da questa dimensione, in realtà c'è un universo di vulnerabilità narcisistica che ha una marea, diciamo, di sfumature, e che sono, come dire, sfumature che stanno, come dire, integrate all'interno della normalità, appunto, no? Perché insomma l'identità scissa e non integrata è facilmente, come dire, riconoscibile, mettiamola così, no? Come dire, anche nell'esperienza del soggetto, no? Di sofferenza, di impatto sulle relazioni, anche molto violento e tempestoso, diciamo così. Ma la vulnerabilità narcisistica, no, ha invece, come dire, è perfettamente, diciamo, inserita all'interno, no, della nostra società, ma con in realtà una serie, diciamo, di come dire, di conseguenze che sono importanti, no? Appunto, adesso questo pensavo proprio a questo bisogno, no, di essere, di una ferita che deve essere in fondo, no, sempre curata, rispettata, che non bisogna, che non deve essere frustrata, no, perché in fondo è una ferita, no, e quindi che cosa vuol dire questa, no, questa cosa poi anche appunto anche poi nel nostro lavoro, assolutamente, no? Ecco, per esempio, qui forse potremmo ritornare un po' al tema, no, di fondo, che è quello della democrazia. Cioè, la democrazia in qualche modo è deludente. È deludente perché non accontenta il singolo. La democrazia è frustrante perché talvolta la logica del bene comune contrasta con la logica del privato. Questo l'abbiamo visto la prima volta che ci siamo incontrati, no? E quindi, però, questo passaggio, questo tollerare che, diciamo, ci possano essere degli intenti comuni di ordine diverso rispetto alla logica del privato, è un passaggio che, diciamo, in questa direzione diventa più complicato, perché non si riesce a capire per quale ragione ci debba essere una rinuncia e in cambio di che cosa. Ecco, quindi potremmo dire che sicuramente potremmo azzardare a dire questa cosa, che in termini generali e con tutti i benefici, diciamo, che del dubbio, le personalità, diciamo, più attuali non hanno una particolare predisposizione per la democrazia, anche se sembra che sia così, sembrerebbe che è così, che sia così. Però la capacità di tollerare anche lo stare insieme senza diventare insofferenti al fatto che ci sono altri con altri bisogni, e la capacità di poter costruire una gruppalità, una collettività che abbia anche qualche cosa di non immediatamente appagante, è un lavoro psichico, questo lo dobbiamo dire, un lavoro psichico in più impegnativo, diciamo così, per le configurazioni, diciamo, dei profili di personalità del mondo occidentale. Questo mi sentirei di dire a proposito del discorso della democrazia, perché la democrazia è faticosa, perché si compie lentamente, perché è un sistema imperfetto, perché richiede comunque, diciamo, un'elaborazione delle proprie istanze che insomma è già un po' faticosa di base, diciamo, ecco. E per cui l'idea che invece qualcuno possa arrivare e prendere in mano la cosa e sostenere il mio interesse, il mio bisogno, la mia necessità, o anche il nostro, per chi si ritrova intorno a una certa cosa, e lo faccia senza mediazioni, senza interferenze, l'uomo solo al comando, beh, questa è una, diciamo, una sirena che in qualche modo si sente pericolosamente, proprio anche per questo genere di modo di sentire le cose. Non so se sono riuscito. Sì, mi fa pensare, come dire, a un po', come dire, che forse non c'è così tanta differenza, no, dalla fantasia
del gruppo bioniano, no, di avere come dire, un persecutore, un tiranno da cui sfuggire, no, in qualche modo, per sentirsi. Qua siamo, diciamo, giriamo a 360 gradi, perché chiaramente forse la fantasia è quella, appunto, di qualcuno che poi invece ci guidi, un leader, no? Che però in un certo senso, no, è una delega, no? Comunque ancora una volta che ci risparmia, naturalmente fra virgolette, dal fare poi anche i conti con noi stessi, no? Certo, potremmo dirla così, no? Il gruppo fa un sogno, fa una fantasia, no? Che esprime anche un certo funzionamento di assunti di base, no? C'è un certo modo di pensare. Potremmo anche estenderlo al grande gruppo, no? Quindi viene fatto un sogno di qualcuno che risolva questi problemi con un colpo di mano, no? E l'avvento anche di un certo clima politico, delle destre, di una certa, diciamo, fantasia, no? Che se fossimo solo noi, con una persona che governa e mette a posto le cose senza dover chiedere troppe cose alle altre persone, staremmo meglio, no? Quindi il nazionalismo, quindi mi ritiro nel mio orticello e leggo un capo che fa le cose che vanno, cioè che è una specie anche di pensiero molto semplificato rispetto alla complessità, alla storicità, delle cose, no? Però in un certo senso è un sogno narcisistico questo, difensivo rispetto al stare in un mondo nel quale stare con gli altri non è solo fatica. Ecco. Beh, senti, spero che troveremo, come dire, ulteriori spazi per continuarla questa riflessione, perché mi sembra davvero, davvero, insomma, che ci sarebbe da espanderla, ecco. Certo, noi facciamo il nostro, quello che concluderei un po' dicendo così, cioè noi dobbiamo fare quella parte che diceva Gramsci, cioè dobbiamo fare del nostro lavoro anche un lavoro un po' divulgativo, no? Cioè anche un lavoro dove poter far vedere che le cose funzionano così per un certo, cioè rendere, far vedere da che parte si sta andando, perché con le nostre chiavi di lettura, che sono quelle della nostra disciplina, ovviamente ad altre, perché le cose vanno in questa direzione, come si stanno allineando. Ma non tanto per rigirarci negli aspetti di negatività, come piace fare a tanti, no? Ma per cercare di capire che cosa si profila all'orizzonte e che cosa di diverso potrebbe essere messo in campo in maniera più, diciamo, salutare e meno problematica per il nostro benessere psichico. Questo penso che sia l'aspetto da rilanciare. Assolutamente, questo davvero, insomma, sposa anche un po' quello che è anche un po' la, come dire, forse l'obiettivo, no, del centro studi dalla sua nascita, cioè proprio, come dire, la cultura psicologica, quindi la diffusione di una riflessione sui temi, diciamo, della contemporaneità e non solo attraverso la lente della nostra disciplina, che, insomma, di lenti ce ne offre, devo dire, più di una in realtà, quindi credo, insomma, che questo sia assolutamente prezioso, sia poi, insomma, nel pensare a come questa riflessione può impattare il nostro lavoro, diciamo, di terapeuti, di clinici, ma anche come dire, anche nel dare, come dire, nel contribuire al dibattito pubblico, mettiamola così, no? E quindi anche confrontarci anche con altre discipline. Io davvero, come sempre, insomma, ti ringrazio tanto per questo spazio, che, insomma, è sempre davvero tanto stimolante, e come dire, anche, insomma, le domande che sono arrivate fanno vedere che c'è anche una ricezione in questa direzione anche da parte di chi ci segue, quindi davvero ti ringrazio. Adesso, magari, come dire, spoilero che magari riapriremo qualche altro ciclo sicuramente in futuro, quindi, insomma, anche per chi ci segue restate connessi.
E ringrazio poi anche chi insomma ci ha seguito questa sera e che ha partecipato attivamente anche alla serata, sia su Facebook che su YouTube, e poi chi naturalmente ci seguirà in differita. Fabio, siamo in chiusura, diciamo, di questo ciclo e ti lascio l'ultima parola, magari, se vuoi. Io ringrazio molto, sono molto d'accordo che, diciamo, questo genere di discorsi trova un contesto molto favorevole e allineato nel Centro Studi Cultura Psicologica, perché credo che insomma, sia molto coerente. Vi ringrazio molto dell'ospitalità, mi fa molto piacere lavorare, diciamo, su queste cose con voi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti, a cui rivolgo l'invito se hanno trovato interessanti questi ragionamenti, che tutto questo può essere rivisto sul canale YouTube di CSCP, per cui ditelo anche ai colleghi, ditelo anche a chi è interessato a questo genere di discorsi, che ci seguano e possono rivedere, diciamo, tutti un po' i pensieri che abbiamo fatto, naturalmente alcuni abbozzati, altri un pochino più approfonditi, e se ci sarà, come anch'io auspico, una prosecuzione di un ciclo di incontri, diciamo, in questa direzione, potranno partecipare. Bene, io davvero ti ringrazio ancora e auguro a tutti una buona serata. Alla prossima. Arrivederci.